Con il rientro dalle vacanze, Teramo riprende il suo ritmo usuale. Nidi e scuole materne riaprono i battenti, mentre si tornerà sui banchi il 16 settembre. C'è ancora aria d'estate, ma l'amministrazione comunale è già in fermento per la preparazione del Natale teramano. L'assessore Antonio Filipponi spera di ottenere dalla Regione gli stessi contributi dello scorso anno e di aggregare i commercianti per un dicembre da favola. Stiamo già lavorando per il Natale teramano, chiaramente nella speranza, e qui insomma lo dico in maniera anche ferma, che vengano confermati i contributi di Abruzzo dal Vivo. Sappiamo l'anno scorso quanto è stato importante questo evento per la nostra città, anche commercialmente parlando. Lo è stato perché ci sono stati degli investimenti importanti, un bando vinto al quale abbiamo partecipato e che speriamo di poter avere anche quest'anno, perché sono risorse fondamentali per una città come la nostra. Tutta l'altra parte, quella delle luminarie, dell'arredo, è una parte che noi facciamo e siamo pronti già a fare. Il resto insomma ci deve dare una mano alla Regione e avremo anche un incontro in settimana proprio anche per questo. Per quanto poi riguarda tutti gli eventi che ci saranno da qui a dicembre, stiamo lavorando sotto diversi fronti con tutte le associazioni che in città effettivamente si danno veramente tanto da fare per portare anche grandi nomi. Stiamo pensando a fare gli auguri a Ivan Graziani, quindi anche su questo poi insomma ci saranno delle novità.